buongiorno. Telefonare, sono pronto? La mia è pronta. Ok, sarà una lezione che apre la mente, ovviamente se voi me lo concedete, cioè se affrontate questa lezione con la massima apertura mentale. Ci divertiremo, vi metterò alla prova. Innanzitutto vi faccio una domanda. Qual è l'elemento più potente in natura? L'aria, l'acqua, l'acqua. Fuoco, forse. Fuoco. L'elemento più potente è l'acqua. Potente non è questione solo di forza, cioè che ha potere, il potere assoluto, perché ce l'ha l'acqua? Può distruggere, può creare. Se incontra un ostacolo, cosa fa? Lo aggira. Lo aggira. Se incontra una montagna, cosa fa? Aggira. Scava. Goccia, goccia. E quindi ha un altro elemento. È malleabile. Malleabile ed è paziente. Ha una pazienza distruttiva, volendo, perché è lì, tranquilla, a lavorare fino a quando non raggiunge il suo obiettivo. Quindi voi che tipo di cavaliere dovete essere? Un cavaliere acqua. Acqua o un cavaliere fuoco? Il cavaliere deve essere acqua. Per essere fluidi bisogna avere una mentalità fluida. Quindi oggi siamo acqua. Io mi metterò dall'altra parte, lontano, vi farò vedere dei segnali per pochi secondi. Appena voi li vedete, mi dovete dire cosa avete visto. Quindi voce alta, pulita e autorevole. Stiamo uscendo un po' dalla zona di comfort, quindi vi potreste sentire un po' strani a fare questa cosa. 2. Bravo. Senza fretta di raggiungermi. Piano. Blu. Brava. In questo modo ci abituiamo a fare più cose contemporaneamente fatte bene, che è sempre un po' complicato per il cervello, che poi è quello che dobbiamo fare in gara, giusto? Ricordare il percorso, la traiettoria, sentire il cavallo. Dobbiamo fare più cose contemporaneamente. I suoi esercizi, per quanto dall'esterno qualcuno che magari non li pratica li può considerare banali, e io invece li ho trovati alcuni addirittura complessi, e però nel loro piccolo diciamo che mi hanno insegnato tanto e mi hanno fatto ragionare tanto sulla mia concentrazione e sulla mia situazione quando sono a cavallo. Ci sarà una persona lì che vi fa vedere solo i numeri, e i numeri corrisponderanno al corridoio dove vi dovete infilare. Avvicinandovi verso di me vi farò vedere un colore. Il giallo è il primo corridoio, il blu è il secondo corridoio, il rosso è il terzo corridoio. Voi farete l'esercizio, passerete nei corridoi così come abbiamo fatto fino adesso, però quando poi arrivate qui mi dovete dire la somma di quel numero e di questo numero. Ok. Ok? Sì, sì, sì. Non è vero. Non è vero? No. Vabbè, ripeti da destra. 6. Mi stai mettendo in crisi. Ci vuole, ti tiro fuori dalla tua zona di comfort. Quanto? 4. Yes, bravo, carezza. Sempre 3. Ah, tra questo infatti. Ok, calma. Entrate dal primo verticale, sempre. Quando siete più o meno a metà strada vi dirò dove andare. Vale lo stesso discorso.
1, 2, 3 all'interno, ok? 1. Saltato, gli do il premio più bello, un buco alla sella e via lì. Grazie mille Giuliano. Grazie a voi. Spero che vi siate divertiti. Il lavoro di con Giuliano non era esattamente quello che pensavo all'inizio, senza aver fatto nessuna lezione con lui. Alla fine abbiamo... Io pensavo fosse più tutto incentrato sulla tensione, così, invece ci fa vedere il mondo dell'equitazione in un altro modo. Ci ha fatto togliere il non da tutte le frasi. E che secondo me è una cosa importantissima, perché togli il non, sei sempre positivo, ecco. Sai quello che devi fare, sei deciso. E secondo me può aiutare davvero tanto.